Buon pomeriggio, mister. Buongiorno. Ci ritroviamo dopo la vittoria con il Modena. Questa partita con la Juve Stabia, diciamo che va a chiudere un ciclo di tante partite in poche settimane, e poi ci sarà la sosta. Le chiedo come ha preparato questa settimana, come ha preparato questa partita su un campo difficile, e soprattutto le chiedo qualche novità dall'infermeria, se Cassata riesce a recuperare. Grazie. No, ci siamo allenati bene durante la settimana. E sappiamo che è una partita non semplice, e Cassata si è recuperato perché negli ultimi giorni si è sempre allenato con la squadra, e mentre Aurelio rientrerà dopo la sosta. Mister, sarà un campo sicuramente delicato, anche perché in sintetico, tra l'altro. Ecco, come ci si prepara per affrontare una partita in un campo del genere contro una squadra come la Juve Stabia, che fin qui ha fatto bene soprattutto contro le grandi squadre, e che lo Spezia aveva sofferto per esempio anche nell'anno della promozione, della storica promozione in Serie A? Beh, sul discorso del campo sintetico dovremo cercare di adattarci il prima possibile, ovviamente, a quel tipo di terreno. E la Juve Stabia è una squadra forte, ho visto le partite contro il Pisa, il Sassuolo, la Cremonese, e mi ha fatto sicuramente una buona impressione. Buon pomeriggio, mister. Senza guardare la classifica, facendo un parziale bilancio, volevo chiederle, secondo lei, quanto può ancora crescere a livello psicofisico la sua squadra? Beh, come tutte le cose sono migliorabili, dunque anche da quegli aspetti lì possiamo fare tanto, però la squadra è sicuramente conscia di questo, e dunque non lesina impegno durante gli allenamenti, perché poi tramite l'allenamento si migliora per me. Sì, buongiorno mister. Dunque, riguardo all'utilizzo di Coudà, ormai il giocatore insomma dovrebbe essere pienamente recuperato, perché può essere forse quell'arma in più anche per rendere più imprevedibile il gioco di attacco. Sì, è recuperato, sta bene, perciò può partire tra i titolari e può subentrare. Adesso sta bene dal punto di vista anche atletico, e dunque da qui in avanti sicuramente sarà un giocatore in più per noi. Sì, mister, ha citato delle partite della Juve Stabia in cui è emersa una cosa particolare, perché una delle caratteristiche insomma, principali della Juve Stabia è far giocare malissimo i suoi avversari, soprattutto in casa. Le chiedo, ha preparato qualcosa per una marcatura a Salvatore Esposito, che immagino sarà abbastanza specifica da parte della Juve Stabia? E la buona partita degli innocenti della scorsa settimana può portarci a rivederlo dall'inizio anche contro la Juve Stabia? Sì, ha giocato bene ed è pronto per giocare o subentrare. E sul discorso dell'eventuale così pressione su Salvatore Esposito, ovviamente non so come la Juve Stabia affronterà la nostra squadra, però ripeto, noi abbiamo la possibilità di sopperire eventualmente nel momento in cui dovessero fare qualcosa di particolare su quel nostro giocatore, e lui stesso sta lavorando anche per ampliare il suo modo di giocare, perché è ovvio che lo conoscono e cercano di limitarlo, ma secondo me sta imparando a fare anche cose differenti e le fa molto bene. Mister, ho parlato di Salvatore Esposito, sia per lui che per Pio è una partita un po' particolare, perché li riporta indietro a quando erano bambini. Come li ha visti in settimana? Sono particolarmente carichi? Può essere fonte di motivazione ulteriore o può essere un freno secondo lei? Questo è difficile da dirlo prima, li ho visti abbastanza tranquilli durante la settimana. Io credo che loro sia ovviamente una partita importante, perché è la città dove sono nati, della loro famiglia di origine, e dunque avranno tante persone che conoscono, che li vanno a vedere, però da professionisti quali sono devono riuscire a tenere le emozioni incanalate nella maniera giusta, perché poi in campo serve anche mentalità e freddezza, ma credo che non, da quel punto di vista non ci saranno problemi né per Salvatore né per Pio.
domenica. Buongiorno. Insomma, affrontiamo una squadra forte, hai visto le partite contro il Pisa, contro la Cremonese, ha battuto anche la Sampdoria, Marassi, mi sembra anche il Bari alla prima di campionato. Cosa temi in particolare dello Juve Stabia nella prossima trasferta? Beh, è una squadra che sta bene in campo e che è abituata a giocare nel proprio stadio, è uno stadio dove c'è un tifo molto caloroso. Dunque, tutte queste caratteristiche ci devono portare a pensare che, ovviamente, come tutte le partite di questo torneo, no, sarà una partita non semplice per noi, però la nostra squadra è in grado di affrontare queste problematiche. Mister, le faccio una battuta, le faccio notare che sta iniziando a diventare un po' fresco. Non ho capito, scusa. Dico, sta iniziando a diventare un po' fresco, perché siamo a novembre ormai. L'anno scorso l'abbiamo vista a Cosenza a inizio di maggio col piumone. La stiamo vedendo sempre con le maniche corte. La continueremo a vedere con le maniche corte o cambia? No, non penso. Appena sarà davvero freddo, anche perché purtroppo l'età passa, però io tendenzialmente, essendo un uomo di mare, non sento mai, praticamente quasi mai freddo, però poi durante la partita ancora meno, però sicuramente nel momento in cui servirà a mettersi una tuta, un giubbino, lo metterò sicuramente. Quello dell'anno scorso, del finale di stagione. Non penso. Mister, un'ultima domanda su Nogi. È un giocatore che è partito un pochino a rilento rispetto al finale di stagione dell'anno scorso, adesso però sembra essere tornato sui livelli del finale di stagione. Sì, ma Nogi è un giocatore di grandissimo rendimento e che perciò ce lo teniamo stretto, ecco. Mister, conosciamo le caratteristiche di Di Serio, insomma, un giocatore che attacca gli spazi, profondità, dotato di gamba, però quest'anno, malgrado gli stia dando anche fiducia, minutaggio, non riesce a sbloccarsi come ci si aspetta da un giocatore della sua qualità. Cosa manca Di Serio per tornare a essere decisivo? Adesso a Brescia ha giocato una buona partita, l'altro giorno è entrato nel periodo in cui la squadra, la nostra, si è un po' ritratta indietro e perciò ha faticato un po' di più, come tutta la squadra a livello offensivo, però io credo che sia in un momento di forma buono e sono convinto che lo dimostrerà già domani dall'inizio a partita in corso. Cioè, io sono soddisfatto, anche perché lavora tanto per la squadra e perciò va bene così. Poi ha trovato anche il gol, sono molto soddisfatto.